Andiamo però a salutare Claudio Ranieri in collegamento con Federico Ferri. E abbiamo parlato delle tre giorni di Champions, ovviamente interessa in prima persona Claudio Ranieri, che però dice: io non ci sto ad arrendermi prima e ad arrivare su secondo, insomma, troppo in anticipo. È così, Ranieri, buona domenica. Buonasera a tutti, buona domenica anche a voi. Allora, Federico, però quanta fatica, no? Sì, infatti, proprio per questo tema che hai accennato, Ilaria, ci sono vittorie che valgono sicuramente 3 punti in classifica, però forse quella di oggi, non so, Ranieri, se forse vale anche qualcosa in più. Ma vale tantissimo, perché sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile, combattuta, era importante far gol, l'avevamo fatto, ma poi dopo avevamo un attimino avuto un eccesso forse di confidenza, perché hanno avuto un bel colpo di testa, per fortuna sbagliato, da Castillo. E poi dopo ci hanno fatto un gran gol sul pareggio. Meno male che questa squadra non demorde mai e voleva fortemente vincere. Abbiamo trovato il gol all'ultimo secondo. Questa squadra oggi ha dovuto affrontare, oltre a tutte le assenze che aveva, anche quella di Iaquinta, che ha consentito di giocare a Giovinco. Gol decisivo per lui, o perlomeno il gol dell'1-0, poi c'è stato il 2-1 di Iaquinta. Si è sbloccato questo giocatore. Lei ha detto deve aspettare il suo momento. È arrivato? Beh, ha fatto una grande partita, al di là del gol è stato veramente incisivo in ogni parte del campo, in ogni azione che ha partecipato, è stato veramente una spina nel fianco della difesa del Lecce. Marchisio tra i migliori in campo, De Celi autore del cross decisivo e Giovinco il gol dell'1-0. È nata la Juve dei giovani? Beh, l'avevamo detto... La società l'aveva detto 3 stagioni fa, dobbiamo cercare di far bene, di cercare di vincere e cercare di tirar su dei giocatori. Noi abbiamo ottimi giovani, per cui abbiamo la possibilità di farli giocare. Certo, non hanno la possibilità di avere un numero di partite che meriterebbero di giocare, perché davanti a loro ci sono ottimi campioni, però noi contiamo su loro. Ilaria, loro saranno il futuro, ma intanto il presente, Massimo Mauro. No, volevo dire che Claudio, c'è una squadra più forte di quella che ha giocato a Lecce oggi, che ti faccio vedere adesso, perché nelle assenze la Juventus ha una squadra più forte di quella che ha giocato, perché io schiero il tridente, cioè Iaquinta, Trezeguet e Del Piero. Poi in mezzo al campo c'è Poulsen, Thiago e Camoranesi, e poi in difesa addirittura Buffon con Zebina, Sali Amici, Knezevic e Andrade. La Juve degli assenti. Cioè, questi sono 11 giocatori che forse sono più forti di quelli che hanno giocato. E questo significa che tutti i giocatori hanno fatto squadra, vogliono far bene, sanno che è un anno importante per tutti noi, per la società, per cercare di migliorare l'anno passato, per cui questo mi fa molto piacere, perché significa che si sono caricati nel cuore, sulle spalle, il progetto della Juventus, della nuova Juventus. Mario? No, a parte che mi piacerebbe capire questo progetto, perché è sempre pericoloso quando si parla di progetti per una grande squadra, che il progetto dovrebbe averlo, non dovrebbe mai essere interrotto. Che intendi? Che chiaramente una volta per tutte per progetto della Juve? Chiaramente una volta per tutte. 3 anni fa c'erano fior di campioni qua, poi c'è stato lo tsunami, molti campioni sono andati via. E allora c'è un pochettino da ricostruire. Mi fa piacere che ve lo siete dimenticati. Io ogni tanto ve lo ricordo, sono qui per questo. Beh, ricordiamo... questo però, scusami un attimo, però Claudio, scusami. Non fa parte delle tue statistiche. No, non ce lo siamo dimenticato, perché se no io per esempio non ti avrei fatto vedere 11 infortunati della Juventus. Quindi... No, ma appunto. Allora sapete che non si possono ricomprare 7-8 campioni, perché quei campioni lì, ricomprarli con l'età che avevano... servirebbero minimo 50 milioni di euro ognuno, per cui adesso dobbiamo ricreare quella squadra forte, combattiva, vincente, e piano piano, non si può fare tutto e subito. Senti, io vedo che devo dare atto anche dell'importanza degli assenti, ne parlavamo, tanto per tornare ai numeri, lo scorso anno capocannoniere alla 15ª giornata era Trezeguet, con 11 gol, quest'anno non ha mai giocato, quindi è certamente una cosa importante. Finisce una giornata dove la Juventus vince la 7ª partita in otto gare, però finisce anche una giornata dove si è vista, ogni volta che si guarda l'Inter giocare, sembra, viene da dire, non ce n'è per nessuno. Tu che pensi?
quello che pensi te lo pensiamo tutti, perché lo sappiamo, l'abbiamo detto dall'inizio, è la squadra da battere. Però insomma non ci possiamo arrendere, non vogliamo arrenderci, vogliamo lottare fino in fondo. Claudio, io proprio volevo dire, vista l'assenza, che la Juve è un grande gruppo. Cioè, perché avendo 11 giocatori, ma avendo 11 campioni di quel tipo fuori squadra, riesce, soffrendo a mio avviso, perché il Lecce ha meritato, Io credo che abbia sofferto anche l'Inter a San Siro, perché ha vinto soltanto 1-0, ha sofferto il Milan 1-1, per cui questa è una squadra che ti fa soffrire, perché si chiude molto bene e per cui devi riuscire a trovare il varco giusto. Quindi una parola definitiva sul fatto che la Juve lotterà per lo scudetto fino alla fine, quello sì. Il progetto. Ma chi è che non ha mai detto il contrario? È che si cambia, ma io ho sempre detto, vogliamo migliorarci, quello dell'anno scorso. Non firmo per il secondo posto. Ma insomma, ma che volete che dica? Ma gli altri lo devono vincere. No, io insomma, non devo per forza dire voglio vincere lo scudetto. Quanto mi date in più di punteggi sulla classifica? Se io dico una cosa del genere, quanto mi date? 30 punti? Niente, purtroppo niente, però sicuramente c'è una motivazione ancora più forte. Devo dire che non mancava, tanto che alle spalle di Massimo Mauro e Mario Sconcerti c'è una frase riportata esatta, no? Non firmo certo per il secondo posto, sottolineato più volte in conferenza stampa, nonché questa settimana. Va bene, Ranieri, buon recupero. Grazie. Degli assenti, in bocca al lupo per l'Europa e poi insomma non pensiamo al passato. Ilaria, posso solo chiedere, Ilaria, solo chiedere se Del Piero può tornare già contro il Bate? Ma credo di sì, l'abbiamo lasciata a casa per precauzione, adesso parlerò con lui domani e vediamo. Grazie. Va bene, ma Ranieri, a proposito di progetto, poi la lasciamo andare e andiamo da Prandelli, ma i soldini da parte per un mercato d'inverno li state mettendo, visto che si parla sempre di voi nel mercato? Ma certo, li stiamo mettendo, tanto che abbiamo 11 campioni da acquistare. 11 tutta campioni? Quella squadra che tutta quella squadra. Vabbè, che Massimo allora lì Mauro si spende poco, vedere. Si spende di medicinali, infermieria e fisioterapisti, ho capito. Va bene, grazie Ranieri, arrivederci. Grazie, arrivederci.